Allora Fabio, è un campionato che vi sta regalando delle gran belle soddisfazioni. Sì, diciamo che dall'inizio che siamo molto contenti del percorso che abbiamo iniziato, perché fin dalle prime settimane di ritiro, diciamo da metà agosto, abbiamo avuto subito sensazioni positive. E a queste sensazioni che comunque riguardavano che altro l'aspetto del valore del gruppo, quindi il fattore crescita che vedevamo subito poter dare grossi risultati, poi sono venuti anche risultati sul campo, abbiamo fatto un buon campionato, abbiamo avuto la possibilità di accedere ai playoff, li abbiamo vinti, poi abbiamo fatto la fase nazionale a gironi e ora siamo a fare le finali scudetto, siamo agli ottavi di finale. E quindi le soddisfazioni ci sono, ma sono fondamentalmente legate al percorso fatto più che dal fatto che ora stiamo comunque possiamo partecipare a delle gare di prestigio che riguardano solo le prime 16 squadre in Italia. Certamente, intanto i risultati non arrivano mai per caso, perché dietro sì. C'è sempre un buon lavoro. Sì, diciamo che fondamentalmente è così, poi ci può essere qualche evento e delle volte anche lavorando in una certa maniera però ti arriva un risultato, la società è lì, è l'artefice, perché voleva e vuole lavorare per avere ragazzi da portare in prima squadra, in Serie D o da fargli fare subito un'esperienza importante nelle categorie di eccellenza e ovviamente se si riesce a portare avanti la crescita dei ragazzi arrivano anche risultati sul campo. Poi fra vincere e arrivare secondi la differenza è tanta, ma l'obiettivo della società non era su vincere più partite, ma su avere il più possibile ragazzi su cui puntare per i prossimi anni. E lo sta facendo, lo sta facendo nelle categorie inferiori e piano piano stanno portando avanti il loro obiettivo, che è quello certo, più importante. È giusto puntare. Cioè, non è un voler essere bravi, ma oggi il calcio ha finanze limitate, quindi c'è bisogno di strutturare tutto quello che viene fatto in funzione di essere autosufficienti e quindi bisogna prodursi e produrre ragazzi dal vivaio, perché differentemente non si può fare. Insomma. Certo, adesso per concludere, mercoledì il gruppo è al completo? O ci no, sono... noi abbiamo ancora dei grossi importanti infortunati, ma stiamo cogliendo questa cosa come un'opportunità, e il messaggio che mandiamo noi ragazzi è che alla fine è positivo, anche se mancano degli elementi che hanno comunque fatto un campionato quasi esclusivamente da titolare, perché c'è la possibilità di vedere anche altri ragazzi quanto sono pronti, se hanno lavorato, se siamo stati efficaci anche con loro, e quindi per noi è un'opportunità anche questa. Ovviamente come tutti gli allenatori, come tutto lo staff, preferirei avere la rosa al completo, però va bene così, si gioca 11 contro 11 e alla fine la differenza la fa sempre chi scende in campo e non quelli che non scendono. Grazie mister. Prego.